accanto, dai siedimi accanto, che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. La Topolino Amaranto, cantata da Paolo Conte, fu costruita dalla Fiat negli stabilimenti dell'Ingotto. La mamma della 500, che è anche la nonna dell'ultima nata in Corso Marconi, fu prodotta dal 1936 al 1948. Se la Topolino ha rappresentato il sogno di tutti gli italiani, il Lingotto, nato da un progetto avveniristico dell'ingegner Giacomo Mattè Trucco nel 1922, ha avuto ed ha un significato ben preciso nella storia dell'architettura industriale. Nel panorama italiano degli edifici industriali, il Lingotto è veramente l'archetipo, è la fabbrica che appartiene all'immaginario di tutti quanti. In Italia, quando si pensa alla grande fabbrica, si pensa, anche senza saperlo, al Lingotto. La fabbrica, l'archetipo, afferma l'architetto Renzo Piano, ma anche qualcosa di più, tanto che il grande Le Corbusier, quando la vide, disse che era uno degli spettacoli più impressionanti forniti dall'industria. Per il 1922 Lingotto rappresentava una vera e propria rivoluzione, un perfezionamento del sogno americano. Quando fu costruito il Lingotto fu un esempio di trasferimento di un modello americano al di qua dell'Oceano Atlantico. È esattamente lo stesso sogno americano di una fabbrica funzionale, ripetitiva, chiara, limpida, con un grano di follia in più, perché il Lingotto è quella fabbrica dell'immaginario e della cultura americana, ma in più con questa straordinaria pista sul tetto, con queste due rampe elicoidali, con l'idea evidentemente diversa di costruire l'automobile non in orizzontale, bensì partendo dal basso, salire fino in alto, dove alla fine l'auto finita veniva provata sulla rampa e poi veniva inviata alla spedizione. E questo è d'altronde questo sistema, questo ha funzionato per 60 anni, quindi vuol dire che era una bella intuizione. Una bella intuizione, dice Renzo Piano, un'intuizione che ancora oggi ha una sua validità, tanto che i 250.000 metri quadri continueranno a vivere. Al posto delle catene di montaggio nascerà un'università, il Centro Fiere, dove fra pochi giorni verrà inaugurata la 64esima edizione del Salone dell'Automobile, il Centro Congressi, un albergo e un centro per l'innovazione. Tra i vari progetti presentati, quello del genovese Renzo Piano è stato prescelto per la trasformazione del Lingotto. Il Lingotto, cessando di essere una grande fabbrica, diventerà un insieme di funzioni che appartengono alla cultura del fare di Torino, quindi sarà una miscela di tante cose. D'altronde il Lingotto sarà una piccola città, quindi ci sarà di tutto, ci sarà del commercio, della ricerca, dell'università e tutte queste cose. Però questo senso di modernità, la parola modernità è molto mistificata, questa modernità abiterà un cuore antico, abiterà un corpo antico. Diceva Carlo Levi che il futuro è ancora antico e aveva perfettamente ragione. Ecco, non si capisce perché un luogo di modernità non debba accettare il senso della memoria di un luogo. Il Lingotto si accinge così ad affrontare la sfida del 2000, mantenendo però la sua anima. È stata questa, infatti, la filosofia che ha guidato Renzo Piano. È un progetto di recupero, di restauro di un edificio esistente, sembra un progetto più sottile. Devo dire, tra l'altro, che appartiene alla nostra grande tradizione italiana, perché le nostre città sono belle proprio perché sono state una specie di tela di Penelope, completamente e continuamente rifatta, quindi noi siamo abituati a questo, però ci vuole una competenza e una professionalità molto molto attente, perché si tratta di non distruggere il senso del luogo, non distruggere il senso della memoria, ma al tempo stesso trasformarlo, e quindi le difficoltà sono proprio quelle legate alla sensibilità del fare architettura.
resti si stagliano maestosi sul vasto panorama dell'altopiano di Norcia. Più in alto domina Castel San Maria, piccola frazione del comune di Cascia. Siamo in Umbria. Una volta era una delle chiese rinascimentali più prestigiose della zona, distrutta dal terremoto del 19 settembre 1979. Il tempio nacque dopo un miracoloso avvenimento. Un uomo, sorpreso dalla tormenta, restò 3 giorni sepolto sotto la neve. Invocò la Vergine e fu trovato vivo. Era il 1554. Dopo questo miracolo, la Vergine fu denominata Madonna della Neve. Promotore della costruzione del tempio fu il vescovo di Spoleto e fu scelto un vecchio progetto del Bramante, non realizzato per la Basilica di San Pietro. L'edificio era esternamente a pianta ottagonale. Le 8 facce erano delimitate da pilastri angolari a capitelli. All'interno, nicchioni internamente affrescati dal pittore Angelucci da Medale. Tra il 1500 e il 1600 dipinse decine di metri quadri di affreschi, che però, sia per l'incuria che per i numerosi eventi sismici, stanno via via scomparendo. Oggi, più che mai nudi e indifesi sotto l'incalzare dei venti e delle piogge, chiedono aiuto. È mai possibile che le autorità preposte rimangano impassibili davanti a questa inerzia dominante? Le pietre del portale, accuratamente numerate dall'epoca del terremoto, giacciono ancora all'aperto, coperte dall'erba, e vengono continuamente razziate da predatori di cose antiche e belle. Siamo in Umbria, nell'antica Nursia, oggi Norcia. Norcia è famosa, oltre che per aver dato i natali ai gemelli Benedetto e Scolastica, successivamente saliti agli onori ecclesiastici, per il tartufo nero e per l'arte della lavorazione della carne di maiale. Fu con l'emigrazione invernale della popolazione appenninica, dovuta all'inattività e alla povertà di ogni lavoro agricolo in montagna, che si sviluppò la transumanza degli agricoltori e dei pastori. Da qui avvenne la specializzazione dell'anatomia dei suini per la relativa conservazione. La salagione e la stagionatura dei prosciutti, spallette, capocolli, lombi, gli insaccati delle parti triturate, salami, mortadelle, salsicce, diventò una specializzazione dei norcini, per cui l'attributo di abitante di Norcia divenne titolo di mestiere in Roma e in Toscana. Questa emigrazione di stile antico durò fino alla Seconda Guerra Mondiale e a Roma venne addirittura creata una confraternita. Anche la tradizione dei norcini continua ancora oggi. Norcia, con la sua storia, con le sue tradizioni, testimonia un passato ricco di vicende. È qui che rivive ogni anno una solenne rievocazione medievale risalente al XIII secolo, dove si invoca la protezione dell'illustre concittadino Benedetto, il P.
taglio. La città, divisa in 8 rioni e 27 castelli, rivive compatta la partecipazione in tutti i quartieri. Sarà la freccia della balestra a proclamare i colori vincitori. A loro andrà il palio. E gli sconfitti aspetteranno quello di agosto, con propositi di rivincita. Sembra un'angusta arena d'ocra e di calce a Cirenza, uno stretto cerchio di case sospeso tra balze verdi di faggi ed un lembo di cielo tormentato di nubi. E sono i tetti, tiepide pareti d'un rustico scrigno. Gelose rinserrano e come nascondono un prezioso gioiello di pietra. Gemma, Gemma d'antica fattura, e difatti la cattedrale, icona di Cluny di Francia, trasportata tra gli aspri monti lucani dai normanni Godano ed Arnoldo, vescovi al seguito di Roberto il Guiscardo, perché dicesse ad un popolo di mietitori piegati alla dura fatica dei campi dell'ineguagliabile bellezza di Dio. Ma ai suoi percorsi la storia, Cluny fu travolta dalle fiamme d'un secolo che immaginò la bellezza d'ostacolo alla pura ragione. Rimane invece intatta la Basilica da Cirenza, grembo accogliente per gente in preghiera. Grandiosa e pur semplice, attraverso il fluire del tempo continua a segnare le ore dell'anima e riempie le vive stagioni del cuore di nostalgia dell'eterno. Ha superato la sua voce i confini di un'incognita terra e, come portata dal vento, è giunta a Cluny la rinata. L'hanno raccolta ed inseguita giovani monaci dagli stupiti occhi cerulei, quasi fosse traccia di un amore perduto. E qui, ad Acerenza, sono venuti a piegare il ginocchio, ad accarezzare le mura muschiate, ad aggirarsi tra le belle navate e il deambulatorio quieto. A farsi sfiorare dal sole che trasluce dall'ampio rosone. Hanno visto la statua di Giuliano l'Apostata, a lungo creduta effigie del protettore San Canio, tanto da trovare scomodo asilo nella facciata del tempio ed essere oggetto di popolare venerazione. Hanno camminato sui passi di remoti pellegrini che in remoti anni pagani venivano qui a celebrare Ercole, la Cherontino. E sono tornati alle loro colline portando con sé una forte emozione. Resta la cattedrale ed attende. Attende ogni giorno di dare conforto alle ansie dell'uomo.